niente. Ho desiderato rimettermi in discussione ancora una volta, atteso che nelle ultime elezioni avevo certamente raccolto poco e male, anche per l'inserimento in candidatura durante un mio lungo processo presso il Tribunale di Foggia, che mi ha visto ancora una volta smentire tutte le accuse che erano piovute da più parti in precedenza. Sono stato non soltanto assolto perché il fatto non sussiste, ma sono stato assolto da accuse gravissime montate ad arte da alcuni professionisti della menzogna. Quindi ho ritenuto di dover lanciare ancora una volta la sfida contro coloro i quali in precedenza si erano associati a me e non avevano certamente prodotto risultati lusinghieri. Ho tentato di raccogliere, siccome in effetti ho raccolto, le voci dei sanseveresi che volevano chiuderla con il vecchio. Io più che vecchio mi sento anziano, è un fatto di nobiltà, mi sento antico più che vecchio, e però sono circondato da tanti giovani universitari, da tanti giovani professionisti, da tanti giovani rappresentanti di tutte le categorie produttive e del lavoro. All'interno delle liste giovani, lavoratori, donne, tante donne, su 48 candidati ben 20 sono le donne, quindi abbiamo una quota rosa piuttosto corposa.